Buona mattina, benvenuti. Anche questa mattina parliamo di un argomento molto interessante. Ad esempio, vi è mai capitato di dover far partire una macchina? Ecco, qualche volta è capitato a me nel passato, mi ricordo che magari ero piccolo, però se io spingevo non succedeva niente, se mia sorella spingeva uguale, se mia mamma spingeva uguale. Però chiaramente se a quel punto ci mettevamo tutti d'accordo e al 3 si spinge, mi rendevo conto, anch'io, magari ero il più piccolo del gruppo, e riuscivo a essere utile. Allora, perché questa metafora per iniziare? Intanto, come sempre, il telefonino da orizzontale, verticale, si mette orizzontale per vedere meglio le slide perché stanno per arrivare. Ecco la prima. Allora, intanto, quando si parla di meccanismi energetici, come abbiamo visto in ulteriori dirette anche nei giorni passati, vi consiglio comunque di andare a vedere su Facebook o su YouTube tutti gli archivi delle dirette che sono veramente una più approfondita dell'altra. Oggi parliamo di quello che viene fatto nel corso di Power Expert e quindi le fibre muscolari e quindi l'utilizzo della forza e della potenza. Molte volte si dice, anzi giustamente si dice, che le fibre sono rosse e bianche. Allora, le fibre teoricamente sono rosse e bianche, non c'è proprio una differenza così netta e straordinaria. Tant'è che se andiamo a vedere le biopsie muscolari, come vedete anche in questa immagine, ci sono delle variazioni di colore che sono anche abbastanza importanti, ovvero ci sono quelle molto rosse, che sono di quelle di tipo 1, quelle più lente, e quelle molto bianche, che sono quelle di tipo 2 o molto veloci. Poi ci sono tutta una serie di fibre intermedie che fanno un po' quello di uno, un po' quello dell'altro. Allora, cosa succede? Ad esempio, quando noi andiamo a spingere la macchina, una sola persona non basta. E quando noi andiamo a fare un movimento, ad esempio un'attività di forza, una sola fibra non basta. Ma all'interno del nostro muscolo, se noi dovessimo fare una biopsia, questa è una biopsia d'altronde, cosa dovremmo trovare? Troveremo sicuramente che se prendiamo il nostro bicipite, lo sezioniamo e tiriamo via un pezzo di fibra muscolare, vedremo che non abbiamo le fibre muscolari totalmente bianche o totalmente rosse. Abbiamo una gradazione abbastanza costante di tanti colori che ci fanno capire che il nostro muscolo può fare tutte le cose. Ma un messaggio da portare a casa, soprattutto per chi fa attività di forza, di potenza, è che molte volte non viene allenata l'attività aerobica perché si pensa che non sia utile. Però vi faccio vedere di nuovo questa slide. Guardate bene cosa succede. Allora, per esempio, nella parte centrale, questa fibra muscolare bianca ha dei puntini rossi nei bordi, ok? Cosa sono quei puntini rossi? Quelli sono dei capillari. In quel momento la parte arteriosa, e quindi il sangue arterioso, è arrivato all'estremità del muscolo e da quel momento, come dire, è al capolinea. Quindi scendono le sostanze nutritizie, che ovviamente sono quelle che consentono alle nostre cellule di poter generare energia, ovvero per quelle rosse l'ossigeno che entra nei mitocondri, per quelle bianche il glucosio che entra nel citosol della cellula, e quindi da una parte il meccanismo aerobico e dall'altra parte il meccanismo anaerobico. Bene, detta tutta questa roba, ci sono i capillari in mezzo. Che avviene però se facciamo forza? Molte volte si tende a pensare che io faccio il massimale di 100 e poi magari quando vado a fare le contrazioni arrivo, che so, al massimo a 4 ripetizioni, a quel dato massimale. Sicuramente vi sarete resi conto che nei libri molte volte viene data una definizione che è molto standard, però c'è un range anche abbastanza alto, ovvero alcune persone possono arrivare a 4 ripetizioni al 90% del carico, capita, e altri invece al 70% del carico arrivano a 4 ripetizioni. Perché? E questa si spiega, tra le altre cose, anche con questa slide che vi faccio rivedere un attimo. Quando noi andiamo, anzi, passiamo a quest'altra, quando noi andiamo ad alti carichi, andiamo ad attivare soprattutto le fibre bianche, che sono quelle che si attivano con alta eccitazione. Quando andiamo a bassi carichi, si attivano soprattutto quelle rosse. Però non è esattamente così. In un'altra diretta dell'acido lattico abbiamo visto che l'acido lattico viene prodotto dalle fibre bianche, ma
se le fibre rosse che sono vicine, attaccate, guardate nella biopsia cosa succede. La fibra bianca, guardate questa centrale, è guarda caso circondata in questa biopsia da tutta una serie di fibre rosse, circondata, è circondata, guardatela bene, circondata dalle fibre rosse. Quindi che capita in quel momento? Che la fibra bianca che produce acido lattico potrebbe spostare la parte acida direttamente alle fibre rosse a fianco che le utilizzerebbero. Ma quelle fibre rosse vengono utilizzate solo se abbiamo anche una buona base aerobica, altrimenti semplicemente non succede. Che avviene? Che la fibra bianca produce acido lattico, le fibre rosse, ahimè, non sono allenate a poterlo utilizzare e quindi la parte acida verrà inattivata, tamponata e poi il lattato entrerà in quei capillari che abbiamo visto. Il problema è che nel primo caso, se le fibre rosse a fianco fossero state allenate, noi in pochi secondi potevamo continuare l'attività e quindi non fare solo 3 ripetute, ma farne 4, 5, 6. Ma se non abbiamo allenato quello, ovviamente niente, il lavoro si interrompe, il lattato entra nel torrente ematico, dobbiamo aspettare che fa tutto il giro dei vari organi e nel fegato e quindi forse fra qualche minuto tornerà nei muscoli. Insomma, è finita per noi. Quindi quanto è importante fare forza per chi fa attività aerobica? Tantissimo. E quanto è importante fare attività aerobica per chi fa lavori di forza? Anche lì tantissimo. Spero che questa diretta, un po' più lunga del solito, però era un argomento, devo dire, interessante, soprattutto poi richiesto da voi, sia stato interessante. Tutte cose che avete visto da queste slide che vengono discusse poi in Power Expert, è uno dei corsi che sono tutt'oggi online per il 2018. Ma comunque vi aspetto domani mattina alle 7:15 per un'altra diretta. Se volete commentate, dite la vostra sia qui su Facebook o sia qui su YouTube, dipende da dove state guardando in questo momento. Ciao a tutti, a domani.